Mi piace sottolineare la scelta che ha fatto Investire di parlare di questi impegni, di questi fondi attraverso i suoi partner, primariamente attraverso i suoi partner. E in particolare le fondazioni, che sono diciamo partner importanti e anche oggi presenti tutte, apriamo diciamo i lavori e un'introduzione da parte di Paolo Boleso, che è proprio il responsabile coordinatore di tutti i fondi residenziali di Investire SGR, nell'ambito dei quali una grande comunque importanza, come dicevamo prima, rivestono i fondi di edilizia residenziale sociale, di social housing. Prego Paolo. Grazie mille Paola, buongiorno a tutti. E do solo alcuni dati introduttivi sul lavoro che ha fatto Investire SGR negli ultimi 10 anni a servizio del social housing, al fine poi di passare la parola a dei soggetti più vicini, più protagonisti dei singoli progetti. Investire ha sviluppato più di 100 progetti di social housing Nord Centro Italia, che hanno comportato la rigenerazione di più di 600.000 metri quadrati, che si sono trasformati in appartamenti destinati a più di 6.000 famiglie. È stato calcolato dai nostri consulenti che questa azione nel periodo di investimento di 15, 18, 20 anni ha comportato un saving finanziario per le famiglie conduttrici dei nostri appartamenti di più di 270 milioni di euro, che ovviamente comportano una ricaduta positiva estremamente importante a livello sociale. Pensiamo solo a come queste famiglie possono utilizzare queste risorse nell'istruzione dei figli e così via. Questo solo per dare uno spunto di riflessione sull'importanza che le politiche di rigenerazione urbana, sociali e social housing comportano a livello nazionale e per i cittadini. Quindi abbiamo deciso di intraprendere questa strada, che essendo però un ente pubblico non è facilissima. Per capire come ci siamo arrivati e che cos'è, perché siamo arrivati a questo fondo, bisogna fare un passo appunto indietro di quasi 600 anni. Come vi dicevo, l'ospedale antico nasce nel 1456 per volere del duca Francesco Sforza. È il primo ospedale pubblico per i poveri, per tutti, perché fino ad allora non ci si curava o ci si curava solo pochi eletti in piccolissimi ospedali normalmente annessi alle chiese, che chiamati prima della nascita dell'ospedale maggiore, cioè dopo la nascita dell'ospedale maggiore, ospedale minori. Il duca ha questa grande visione anche per farsi ben volere come nuovo signore della città, e ricordo che a quell'epoca il ducato di Milano coincideva più o meno con la superficie della Lombardia, quindi un grande territorio. Quindi per invogliarsi il bene dei cittadini decide di fare questa grande opera sociale per tutti. E comincia la costruzione donando lui per primo il terreno, costruendo, chiamando l'archistar di allora, che era l'architetto Filarete, prestato dalla Corte dei Medici, e comincia questa grande avventura. L'entusiasmo, vi racconto questo perché l'entusiasmo dei cittadini, di tutti, sulla prima opera che finalmente si prende cura dei poveri, si prende cura di tutti i cittadini indipendentemente dal censo, entusiasma così tanto che comincia un po' una corsa ad aiutare la costruzione di questo ospedale e cominciano delle prime donazioni. Tanto che Papa Pio II nel 1459 crea la Festa del Perdono, attualmente il nome della via dove ha sede l'università, proprio per promuovere ancora di più quest'opera. Vi racconto questo perché l'ospedale, grazie a questo slancio di filantropia, grande al sostegno di questo, in 600 anni di storia ha accumulato un patrimonio veramente importante, enorme, che è quello che abbiamo deciso di rimettere in gioco adesso
per ripetere un po' quello che è successo 600 anni fa e rifondare l'ospedale. In questi secoli abbiamo accumulato un patrimonio veramente importante, grande, grazie proprio alla beneficenza e alla filantropia dei milanesi e dei lombardi, che sono appunto quei 1200 appartamenti in 44 palazzi celoterra più altri sparsi al di fuori di questi 44 edifici celoterra su tutto il territorio della città, che allora magari qualcosa era più periferico, adesso anche il più periferico è centrale, e in più 8500 ettari, quindi 85 milioni di metri quadri di terreni agricoli donati all'ospedale sempre dai benefattori. Ci siamo trovati, quando siamo entrati col mio consiglio di amministrazione, in una situazione abbastanza disastrata, e in più dovevamo portare avanti quel sogno di cui parlavamo, di costruire l'ospedale, però Regione e Ministero ci hanno detto: visto che avete questo patrimonio, ve lo dovete pagare voi, e quindi nasceva il tema di come finanziare un ospedale pubblico con risorse pubbliche. Non puoi fare il mutuo, non puoi. L'unica cosa ovviamente era mettere in vendita il patrimonio, però volevamo fare qualcosa di innovativo, di particolare, ma soprattutto che potesse restituire ai cittadini tutta quella beneficenza che era arrivata nei secoli. E da qui, scartando diverse ipotesi, ragionando, abbiamo detto che la cosa migliore per restituire ai cittadini era un fondo di housing sociale, perché permetteva, con due asset importanti, di restituire quello che ci è stato dato sotto due forme: uno, un ospedale nuovo, bellissimo, innovativo, e due, un grande progetto di housing sociale sulla città per aiutare in primis il nostro inquilinato più debole, che ovviamente poi doveva essere spostato dalle case in vendita a quelle invece destinate all'housing sociale, e per tutti quei cittadini milanesi che erano magari troppo ricchi per accedere all'RP, all'edilizia residenziale pubblica, ma troppo poveri per accedere al libero mercato. E quindi parliamo di quelle fasce poi importanti che spesso devono abbandonare la città, che sono le giovani coppie, che sono gli anziani o le famiglie numerose. Per cui ci è sembrato il percorso bello. Lo avviamo con un CDA coraggioso che ha sfidato, ci abbiamo messo un bel po' a portare avanti un progetto così, non speculativo, ma proprio di housing sociale, che poi permette anche, e lo vediamo tra poco, anche una ricaduta sulla città importante da un punto di vista di indotto nell'edilizia e appunto di qualcosa di più che non sia solo un ospedale. Riusciamo finalmente a costruire questo bando per un gestore, e vista la finalità sociale del fondo che vogliamo creare, riusciamo a imbarcare tra i partner Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Carico. E grazie anche per l'invito e per l'opportunità che ci date di presentare l'esperienza di Fondazione Compagnia di San Paolo nel progetto MOI. E in un evento come questo, in cui si illustrano progetti di social housing e di rigenerazione urbana come strumenti per rigenerare le città e le comunità, ritengo che questo progetto sia abbastanza significativo. Innanzitutto è un progetto ancora assolutamente in corso, nel quale la nostra fondazione sta investendo fortemente in termini economici e finanziari, ma anche sotto il profilo dell'impegno, dei tempi e delle competenze che insieme ad altri promotori del progetto sta mettendo da anni in campo, e in termini anche di riflessione rispetto a come una fondazione di origine bancaria possa avere un ruolo in grandi eventi e processi di trasformazione, di rigenerazione di porzioni di città. Il progetto è proseguito e penso che sia particolarmente interessante raccontare la fase, diciamo, attuale, iniziata già da oltre un anno, per cui le quattro palazzine che sono state oggetto del progetto sociale, più altre tre palazzine, quindi sette palazzine delle 11 palazzine che costituiscono il complesso del MOI, sono diventate l'oggetto di un
grande progetto di social housing che permetterà a quel quartiere di essere completamente ristrutturata e di diventare un complesso di residenza sociale. 400 posti letto dedicati a residenzialità temporanea a tariffe convenzionate e rivolta a studenti, a famiglie in situazione di difficoltà, a giovani lavoratori e anche a city user. Ma quando nel 2003 le fondazioni entrarono in Cassa Depositi e Prestiti, e qui mi preme ricordare e ringraziare il presidente Guzzetti per la straordinaria visione che ebbe in quegli anni, comprendendo quanto un'alleanza tra Cassa Depositi e Prestiti e fondazioni avrebbe potuto produrre per il bene del nostro paese e su progetti di grande impatto come quelli del social housing, si fece un'operazione davvero di cambio di paradigma radicale nei modelli di intervento, dando davvero fiato e seguito a quell'articolo 118 della nostra Costituzione che vede le fondazioni essere corpi intermedi che agiscono per la sussidiarietà orizzontale. Ecco, come agire? Beh, io credo che il FIA 1, con le varie progettualità sviluppate su tanti territori del nostro paese, sia probabilmente la rappresentazione migliore e più efficace di un modello pubblico-privato che davvero ha creato un cambio di paradigma nel modo di intendere l'abitare sociale nel nostro paese. Siamo stati promotori insieme alla Regione del Veneto, insieme a Banca Intesa, insieme alla Fondazione di Venezia, proprio nel dar vita al primo fondo di ausilio sociale a livello veneto, per cui ci siamo anche sganciati da una logica prettamente locale padovana, ma ci siamo proiettati nella logica veneto. Progetto Veneto, un qualcosa che poi ha toccato evidentemente le nostre due province di riferimento, Padova e Rovigo, qui nelle slide che stanno scorrendo, cioè un bel progetto che abbiamo condiviso, soprattutto poi grazie anche all'importante supporto, perché successivamente all'avvio del fondo si è positivamente inserita anche l'azione del FIA di Cassa Depositi e Prestiti, che ha consentito tramite le loro risorse di incrementare la capacità di investimento del fondo, che ad oggi sfiora i 100 milioni di euro. 100 milioni di euro che rapportati ai progetti che abbiamo visto magari non è una dimensione elevatissima, ma che per il nostro territorio ha comunque dato risposte importanti e diciamo anche molto significative. Visto che non parliamo di Milano, di Roma, di Padova, di città di Torino conosciutissime, mi tocca ricordare che Forlì è una piccola cittadina attraversata dalla Via Emilia, stiamo parlando di circa 110.000 abitanti, e è una città che è sicuramente benestante, buon livello di ricchezza, un'occupazione molto, molto positiva, non tante grandi industrie, ma con un problema che accomuna tante altre città dell'Emilia Romagna, che è quello dello spopolamento del centro storico. Spopolamento che è andato in parte, venuto in parte compensato dalla crescita del numero di studenti anche fuori sede, attratti dal campus dell'Università di Bologna che sorge nel centro storico di Forlì. Quindi comincia ad esserci un po' di travaso di popolazione o di mitigazione del problema di spopolamento del centro storico grazie all'arrivo degli studenti. In questo momento sono circa 7.000 gli studenti dell'Università di Bologna incardinati nel campus di Forlì. Perché è un case study di grande successo? Perché le fa tutte giuste, perché indirizza un bisogno reale che è quello della casa in una città come Forlì. Incide su un quartiere che è svantaggiato, ma che ha prospettive buone di rilancio, anche grazie a questa iniziativa. Si posizionerà vicino ad un luogo che il comune ha destinato alle associazioni culturali della città, e Forlì e la Romagna sono un luogo in cui il tessuto associativo è molto sviluppato.
Il volontariato è fortissimo, non a caso è la terra della cooperazione, ci sono motivi culturali che vanno molto indietro in questo senso. L'housing sociale è stato come bisogno, come esigenza, come intercettazione di quell'area grigia tra l'edilizia a mercato e l'edilizia popolare, sono state le fondazioni ad intercettarlo e a capirne l'esistenza e la portata. Perché le fondazioni hanno questa capacità di svolgere contemporaneamente tutti questi ruoli? Perché hanno questa possibilità di svolgere questi ruoli? Vabbè, chiaramente gliel'ho detta in qualche modo gli obiettivi di missione che citavo prima, ma anche perché hanno più gradi di libertà del pubblico e quindi in questo possono svolgere un ruolo più attivo. Sono soggetti privati, sono soggetti no profit, quindi non hanno l'obiettivo del profitto come obiettivo principale, quindi possono e debbono dedicarsi a questi aspetti, e perché sono autonomi e indipendenti. Questi sono tre aspetti fondamentali per cogliere la portata, e quindi sono gradi di libertà che consentono tutte queste cose, l'esercizio di questi ruoli che ho detto.